Ti ho chiamato, Ivan, ho inviato la... Lello. Ascolt, 49, quindi abbiamo un'ora per stare insieme tranquillamente. Una videochiamata tra me e te. Però, allora, io vedo sempre le tue dirette, sei seduto in poltrona con i tuoi trofei. Questa qua non la so, st'immagine qua. Cos'è? Hai messo la storia della bici, che io te l'ho scritta sul post, quella bici là, Della del Battaglia, no? Spastellini. Siamo andati a prenderla, è arrivata l'ultimo anno che poi ha vinto il mondiale. Quella o è un'altra? Quella... No, era un'altra quella o Tu, due anni fa? le ho tutte originali, ma questa foto sai perché è bella? Poi te lo spiego. Perché questa foto, no, l'Arena di Verona è l'unica, è l'unico podio dove sul podio c'è la gente, tu sei sotto. Bello. Normalmente è il ciclista che è sopra e la gente che è sotto. Qua è il contrario, tu sei sotto e la gente che è sopra. E quindi è per questo che la tengo sta foto. Lello. Questa serie Questa, chiappata, stasera eh? chiappata, non so che, stasera hai preso proprio, Gli schiaffi oggi ho no, preso. stasera hai dato veramente, stai dimostrando veramente chi sei, bravo, mi fa Oh, hai piacere. capito il significato dell'arena perché c'è questa foto? No, me ne frego un cazzo, però mi è Ah, piaciuto che l'hai saputo grazie. vendere, bravo. Allora, arriviamo, facciamo i dilettanti, ti conosco al caro, ad Arezzo. Ora facciamo una videochiamata tra me e te, me ne sbatto le balle di tutti. Arriviamo ad Arezzo, no, tu sei Ivan Bass e facciamo il carro assieme. Da lì passiamo militari e mi dici vieni in Zalf, mia sorella si fidanza con Figueres. Mi portate in Zalf. Arrivo alla Zalf, mi sono divertito un casino. 97, una squadra piena di fenomeni. Io ero l'ultimo forse, mi veniva, a me mi chiamavano Titero, oh, tipo quando uno muore per vedere se è morto, lui mi toccava col piede per vedere se ero morto. Ivan Bass era già un fenomeno in quegli anni, no? Ma che? Eri già la, dai, su, non fa lo scemo. Uno squadrone. Nel 97 battiamo uno dei record più importanti nel mondo dei dilettanti. 60 vittorie, Figueras campione del mondo, Basso, Frutti, Palumbo. L'Italia del pedale. E c'ero in mezzo anch'io. E però di... Ti fiocino all'astico, Brenta. È stata una soddisfazione aver battuto Ivan Bassa all'astico, Brenta. Compagni di squadra, che poi dopo, tra me e te, c'è sempre stato quel legame forte di amicizia, no? Che ci ha legato... Ti sto portando piano piano, perché devi capire che quando ci sarà quella domanda, ti devo portare dolce dolce, come si dice a Napoli, piano piano. I goccioloni ti hanno Ma avvenito, te sai che se mi chiami in questo momento ho bisogno, vengo a Cassano a piedi. Sai che rapporto ho con te? Ti ho visto a Verona a febbraio, mi sono emozionato, non ti vedevo da una vita. Ti abbraccio e ti bacio, però dentro c'ho sempre una cosa che poi ti chiederò. E sta cosa la voglio dire e mi devi rispondere, perché non mi hai mai risposto. Non ti preoccupare, stai sereno. Stai no, sereno. no, non c'è problema. Tolgo Se tu vuoi metterti in costume, mettiti in costume. la cravatta dopo, sai. Ho usato la connessione. Andiamo, andiamo raccontaci di questa Zalf fenomenale. Ma Che poi raccontare la l'anno Zalf. dopo... Raccontare la Zalf è molto semplice. È la più bella squadra degli ultimi decenni in Italia, la squadra che ha lanciato più campioni, la squadra che La connessione sta un po' saltando, non è che l'hai fatta apposta per la domanda scomoda, no? ha... No, quella sta col filo dopo, non ti preoccupare. Ce l'ho sotto. Però ti si vede mosso, Ivan. Si vede mosso? Ok. Sì, ti si vede a chiazze come se non ci fosse connessione. È strano. Vai. Forse scade l'abbonamento di internet, devo controllare. Fatalità oggi, a questo vuol dire. No, Vai. ascoltami. Ma è seria la domanda o mi stai pigliando per il culo? No, cazzo, noi siamo in uno squadrone della Madonna. Nel 97 avevamo Ok. uno squadrone, l'anno dopo 98 ripartiamo, non riusciamo a Sì. vincere nessuno dei due. Ma Andiamo a... allora, è molto semplice. La storia della Zalf, solo No, per... voglio che parli della Zalf, voglio che E di chi parli devo parlare? di noi in Zalf, di quei Di due noi esseri due. insieme, di tutto, di Ah, tutto. pensavo che volevi che parlavo della Zalf. Che cazzo mi voto della Zalf? Mica mi paga un po' della Zalf. Ma guarda, sono stati allora, innanzitutto il perché del legame. Il legame quando due ragazzi di 18-20 anni, soprattutto nel tuo caso, le difficoltà di lasciare la famiglia a Napoli e venire in Veneto, quindi
è ovvio che vivere in una casa, in un appartamento, tutti ragazzi di 20 anni, tutti con dei sogni davanti, tutti con sacrifici, perché coincideva in quel periodo, a 20 anni, tutta la nostra generazione si divertiva e noi dovevamo fare sacrifici. Quando tutti uscivano, noi dovevamo andare a letto. Quando tutti facevano quello che ne avevano voglia, andavano al mare, noi dovevamo andare a allenarci, andare a fare il Monte Boldo, come si chiamava, e Sambordo, San Sambordo. Boldo. E quindi abbiamo costruito un rapporto di amicizia che va al di là, è un rapporto d'amicizia nato in momenti di difficoltà, non in momenti complicati, non, perché gli amici che trovi nei momenti belli è molto facile, vanno e vengono come il bel tempo e il brutto tempo. Gli amici che costruisci nell'età adolescenziale e nell'età soprattutto dove passavamo tanto tempo insieme, abbiamo formato i nostri caratteri, abbiamo riso tanto insieme, abbiamo mangiato insieme, abbiamo gioito insieme, abbiamo preso anche delle randellate insieme. E quindi questo ha costruito un rapporto che nel tempo si solidifica, no? E quei valori che siamo riusciti a costruire in quegli anni, poi li porti avanti nel tempo. Proprio perché sono in una fase della vita dove c'era veramente bisogno. Noi abbiamo trovato il calore e siamo cresciuti insieme aiutandoci. E questo è stato, secondo me, alla base del nostro rapporto, a prescindere dalle vittorie. Più o meno, io ritengo che quello sia stata la cosa più importante. Oh, stai facendo proprio, voglio come stai piacendo perché stai facendo proprio un giornalista, mi piace sta storia. Andiamo avanti. 2001 passiamo, vabbè, riusciamo a andiamo al Giro d'Italia, te ti ritiri, devi vincere il Giro d'Italia, sei venuto lì al Giro per combattere nel 98, lo vince Di Luca il Giro, te ti ritiri. Io vinco la tappa a Castelfranco, salvo la stagione. Ritorni a fine anno, vinci tutto quello che c'è da vincere, diventi campione del mondo, io Scarponi e Daniello per festeggiare. Andiamo a ballare in una discoteca a Vicenza, facciamo un dritto, ubriachi per aspettarti, per festeggiarti. Vinci tu, vinciamo noi. Eravamo davanti allo schermo gigante. Mi sto Lo cioccando, so, Lello. vai, vai. Ti conviene, vai, perché ti soffri stasera. Entriamo in discoteca, io, Michele e Tony Daniello, piangiamo davanti allo schermo gigante, dovevamo festeggiare lo schermo gigante. Ci fa rivedere il tuo mondiale, piangevamo, andiamo a casa e ti organizziamo una festa in cameretta dove dormivi con noi. Domani è un anno che. Domani non è un anno, è il terzo anno, quarto, non mi ricordo che è venuto a mancare Michele. Che ricordi hai di quel giorno, di Oh. quella casetta, dilettanti che sei arrivato e la prima cosa sei venuto in camera a vedere le foto, è venuto Frank, è venuto la Nives a vedere cosa ti Sì. avevamo fatto in cameretta. Ma allora, è emozionante anche perché parliamo, voglio dire, di un amico che abbiamo perso, no? E quindi è inevitabile, insomma, unire il sorriso a ricordare quel momento e il dolore di aver perso un amico comune. Tu, Scarponi, tutti quelli che hanno conosciuto Scarponi negli anni in cui Michele è diventato famoso, è diventato pubblico, noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, diciamo, il primo Scarponi, no? E quindi era incredibile. C'è cioè un ragazzo. Quindi possono immaginare chi ci sta ascoltando, Lello Ferrara, Scarponi, perfetto, Daniello, Palumbo, potete immaginare che casetta era, cioè, sembrava Zelig più che la casetta della Zalca, era veramente, Ci perché sono poi divertiti. noi siamo diventati tutti così, anche grazie a perché diciamo che i personaggi che poi c'erano in casetta sono stati anche loro a rendere i protagonisti più brillanti, no? Perfetto con Camillo, Scarponi con Luciano Rui e tutto questo. C'era tutta una serie di equilibri che, come ho detto, Andava a nozze. potevamo girare il Grande Fratello, Lello. Sì, io ho provato ad andare, ti l'avevo chiesto anche a Verona, ma tu mi hai detto, vuoi andarci? Io ho detto, no, lascia stare, ne Ma ho già che? tanti di fratelli, lascia stare, ne ho già troppi di problemi. Lei deve parlare non con me.
passiamo professionisti tutti e due e ci ritroviamo un po' nel gruppo. Arriviamo al 2003, sei in Fassa Bortolo, fai classifica al Tour de France. Io mi ritiro al Tour de France, te fai il settimo, ottavo. Cosa hai fatto in Fassa quell'anno lì? Dove hai fatto dove? Al Tour in Fassa. Cosa hai fatto quando hai fatto classifica prima di andare in CSC? Hai fatto nei 10 al Tour, no? Settimo, ottavo, sì, devi aver fatto. Devo fatto undicesimo e settimo con la Fassa, credo. Sì. Non me lo so che hai fatto classifica. La cosa che mi mancava quando mi sono ritirato era il caffè al mattino, quando ti veniva a prendere la Miraglia, andavamo al villaggio a bere caffè a ridere, no? E le tue battute in napoletano erano una cosa. Mi sono ritirato al Tour, mi mancavano i tuoi caffè al mattino. Sai che mi chiedono tuttora, perché ogni tanto io ho tanti amici napoletani, no? E mi chiedono, ma tu, perché io, allora, parlarlo ovviamente è complicato. Qualcosina riesco a dire perché mi ricordo quello che mi avete insegnato tu, Filippo e Giuliano. Però parlarlo è complicato, però capisco tutto. Lo so. Capisco tutto. Tu lo sai, abbiamo anche un amico comune, il presidente Don Carmine, qui a Cassano. Quindi siete stati i miei insegnanti. 2004 vai in CSC, l'anno che deve consacrarti. Vai lì, io resto a piedi perché mi hanno trovato un'anomalia al cuore in Alessio, mi bloccano 6 mesi. Ho chiamato qualcuno, ho fatto una sola telefonata, ho chiamato te. E io sono rimasto a piedi, mi dici guarda, vedo cosa posso fare. Mi chiami una sera d'autunno e mi dici lei sono a cena con... Durante la cena mi chiami e mi dice lei sono a cena con Mario Androni e Davide Buifava. Fanno una squadra Continental, ho parlato di te, sei dentro, mi fai. Cazzo. Mi riporti nel mondo del professionismo, dal restare a piedi per un'anomalia al cuore, mi ridai la possibilità di ricorrere in bicicletta. Te la ricordi quella telefonata che mi hai fatto che eri a cena con... No, disse, non mi ricordi. Non no, mi ricordo, con... mi ricordo perché ero a cena a casa di Mario Androni. Bravo. Bravissimo. Firmo. Mi ricordo. Firmo. Passo e nel 24 febbraio del 2005 c'è un maledetto giorno. Muore tua mamma. Siamo stati gli ultimi a lasciare quella casa, siamo stati gli ultimi a lasciare quella stanza e mi fai lei, resta con me. Eri un po' preso e mi sono sorpreso perché dicevo questo da coraggio agli altri e non so come sta facendo, non sembravi te. E lì ho detto questo non è a posto, chissà quando succederà una roba del genere, cosa succederà. Eri tu che andavi dalla gente ad incurare la gente. E mi dici, sono cose che avrei sempre voluto dirti, però è giusto che io te le dica davanti a tutti per far capire chi è Ivan Basso. E mi dici, resta là con me. E io non avevo il coraggio di guardare tua mamma e mi dici, resti con me. Abbiamo preso la maglia, siamo rimasti insieme e abbiamo lasciato la casa. Io da lì poi sono andato via di testa, e siamo andati in chiesa e tutto il resto. E da lì riparte la stagione. Partiamo nel 2005 e... Tu fai una stagione della Madonna. Ci ritroviamo a Norimberga. Ti ricordi? Mi inviti nella suite a Norimberga. E mi fai, sai, lei no. Cosa vuoi? Mi hai detto, cosa vuoi? Io ho detto, vuoi della frutta? Hai chiamato la hall e è arrivato su della frutta in camera. A Norimberga. E mi dici, domani c'è Bjarne, mi raccomando, fatti vedere. Perché magari Bjarne può darti, magari non lo so, ti vede, magari ti può prendere, non lo so, ho parlato di te. Partiamo a Norimberga, cazzo faccio seconda a Norimberga, vabbè, Erisse non mi ha più risposto, aspettate che mi risponda al telefono, ma ci sta, non è colpa tua, però vuoi dirmi qualcosa, Erisse di quel giorno che non mi ha più risposto al telefono. Che ti devo dire, Lello, alla fine sai, Bjarne... quella era una squadra che doveva avere anche degli equilibri con le nazionalità e tu lo sai, soprattutto io ho sempre cercato di fare sbilanciare perché no. Quella di dopo è più dura da domanda no, non c'è problema no. Però alla fine era poi sempre Bjarne che decideva, no? E quindi non è che c'era tanto da... Quindi da cui Ivan, ascolta, sta sereno, tu non sai cosa ti aspetta, stai sereno. No, vai tranquillo. Lo so.
No, perché la gente diceva, ma cazzo, ma lo chiamerei col soprannome, ma no, la sua vita, la tua, quello che tu hai passato è stato superato, è scontato, sei ritornato più forte di prima. E quando mi dicono, mi parlano di Armstrong, di Ivano, di Kiberes, avete fatto tutto nel modo giusto. Tu hai scontato la tua squalifica, sei tornato e hai vinto. Nel 2006 tu vinci il Giro d'Italia, se non sbaglio, te lo ricordi questo, no? Viene fuori la tua peggior situazione, no? Perché ti fermi, ti fermano, dopo ritorni. Io quell'anno vado, ti alleni con noi della nazionale. A Varese, no? Bravo, c'era Franco. E Franco mi fa, chiama Ivan di venire ad allenarsi, perché tutti sapevano il rapporto che avevamo in te. Io ti chiamo, ti ricordi? Non so se ti ricordi. E ti dico, Franco vuole che vieni ad allenarti con noi. Tu sei venuto e ti sei allenato con noi, ci hai tirato anche il collo, no? Quell'anno io vado al Mondiale e Fabretti mi fa l'intervista come a tutti gli italiani e c'era un po' l'Italia, come si può dire, l'Italia era un po' arrabbiata con te, no, in quel momento, perché questa storia che ti eri fermato, autosospeso, qua e là, e mi dicono, guarda, mi raccomando, fa un'intervista, ma fa un'intervista diplomatica, questa trasmissione non è diplomatica. Io quella maglia lì l'ho dedicata a te, quando Fabretti mi ha messo il microfono davanti alla telecamera della Rai, questa maglia la dedico ad Ivan Basso. Sono ghiacciati tutti in quel momento. Sei ghiacciati sangue nelle vene di tutti, perché tu purtroppo poi dopo da lì, nel 2007, sei stato fermato per Operazione Puerto. E quando Fabetti mi guardava, la gente intorno mi guardava con gli occhi sgranati. Ho detto, sì, io sono qua perché Ivan Basso l'anno scorso mi ha dato la possibilità di non rimanere a piedi. E quindi questa maglia è di Ivan Basso, non è mia. E quindi lì dopo hanno apprezzato il gesto, qualcuno sì, qualcuno no, e va bene. Ritorni a correre. E ritorni l'Ivan Basso che tutti sapevano che era un gran corridore. Vuoi dire alla gente, perché so tutto, io so più di te che di me, l'anno che ti hanno, che sei partito, che hai fatto il Giro d'Italia in concomitanza col Giro d'Italia, non tutti sanno cosa hai fatto, io me lo ricordo. Di cosa hai fatto a sta gente per far capire chi eri mentalmente e chi sei mentalmente? Ma non ho capito, l'anno prima del... tu eri fermo, che ti hanno detto che poi correvi, che hai fatto il giro, non hai fatto il Giro d'Italia in concomitanza col Giro, no? Mi sono allenato quanto... Ma sai, Lello, guarda, è molto semplice, no? Allora, alla fine stiamo andando veloce, no? Però ci sarebbe da parlare per ogni evento... dobbiamo fare una puntata ogni sera, no? Tu sai, ci sono tanti aneddoti. Alla fine... io credo che da tutte le esperienze, anche quella estremamente negativa, lo raccontavo qualche giorno fa ai miei corridori, no, della squadra, perché tutti si stanno lamentando, l'allenamento dentro, i rulli, una cosa o un'altra. Io mi sono allenato 18 mesi e alla prima gara sono ritornato subito in forma. Tutto dipende da qua, no? Io la prima cosa che devi fare, la prima cosa che ho dovuto fare è stata quella di accettare con serenità e assumendotene le responsabilità, provando vergogna, provando insomma una sensazione brutta, no? Perché tu passi dall'essere venerato all'essere ovviamente il bersaglio scelto di gran parte delle persone. Però devo dire che poi ci sono state tre differenti categorie, no? C'è stata la categoria, partiamo dalla più numerosa. Dei tifosi, no? I tifosi hanno una testa e hanno anche un cuore, e quindi la testa per capire la situazione e il cuore per ovviamente poi decidere da che parte pendere, no? se passare sopra oppure tirar su con una mano la persona in difficoltà. Poi c'era la parte che ti aspettava al varco e poi c'era una parte che era irrecuperabile, la parte che soprattutto sono quelli che ovviamente non li recuperi più, perché hanno una loro idea, hanno un pensiero, cioè, che non cambia nemmeno davanti ai fatti, e nemmeno davanti ai fatti che poi si sono susseguiti nel tempo, no? Perché poi, voglio dire, sembrava che da quella vicenda il ciclismo... sarebbe stato una rivoluzione, e poi la rivoluzione invece non c'è stata. Però a prescindere da quello, io ho guardato me, devo dire che sono stato di persone come te, non tante, ma ci sono state. Ricordiamo anche Aldo Sassi, che è stato la persona delle persone
più vicini a livello sportivo, mi ha accolto alla MAPEI e abbiamo fatto praticamente 60.000 chilometri in 18 mesi. Gran parte da solo, gran parte con una moto davanti o una moto dietro che mi seguiva, e sono tornato a correre. Non ho fatto nulla di speciale, ho fatto il mio dovere, ho fatto la cosa che più mi piaceva, quindi andare in bicicletta. Io sapevo che la squalifica era giusta per il mio comportamento, ma era ingiusta rispetto alla mia, ai miei sogni, e quindi ho accettato la squalifica a livello professionale, ma non l'ho accettata a livello morale, no? Perché io sapevo il mio valore, sapevo da dove avevo iniziato, sapevo qual era il mio potenziale, e quindi ho lavorato duro e sono tornato dove dovevo tornare. E hai vinto il Giro d'Italia l'anno dopo? Due anni dopo? No, ho vinto, ho fatto... partito con la Japan Cup e tutto. Japan Cup, ho fatto terzo nel 2009 e primo nel 2010. Tu a me mi vuoi bene, tanto o poco? Tanto. Giusto. Allora io devo fare una domanda, la famosa domanda che sto aspettando da una vita da te, la risposta famosa che sto aspettando. Io ti ripeto che puoi rispondermi quello che vuoi. Il mio rapporto nei tuoi confronti non cambierà mai. Se tu, i tuoi figli o la Michela avete bisogno, vengo a piedi a casa tua. Però è giusto che tu mi dai una risposta a distanza di 12 anni? 12 anni? Siamo passati dal dedicarti tutto. La storia di Bjarne l'ho messa da parte. Nel 2007 faccio l'italiano a Genova. 2007 o 2008, non mi ricordo. Faccio l'italiano a Genova, non mi ricordo che anno era. Vengo a casa di Mario Androni, pagato da lui una settimana. 2007 che rifermo. E faccio l'italiano e vengo a Genova a scrocco con tutta la famiglia a casa di Mario Androni, ad Angera. E sto lì, ci rivediamo. Parliamo io e te di cose nostre, che sono cose nostre, private. E mi dice lei, non preoccuparti, se rientro, vieni con me. Parlo con Elisa, la mia ex moglie, e gli dico, caspita, sarebbe il caso forse di trasferirci qua a Cassano. Che cazzo hai? Ti stai toccando? Mi sono grattato. Ora salta la connessione. No, questa è una cosa che ho dentro da una vita che a me mi hanno destabilizzato tre cose nella vita. E una è questa. La morte di mio papà, all'improvviso, il 25 aprile, ho litigato una sera perché lui ce l'aveva sempre con la mia condotta di vita. Ci ho litigato, mi chiamano il giorno dopo, mi dicono vieni a Napoli, tuo papà è morto. È stata una roba che mi ha mandato fuori testa e ho smesso di correre. La separazione dall'Elisa, non tanto tra uomo e donna, perché un rapporto può finire. La divisione, l'allontanamento dai miei figli e mi ha destabilizzato molto. E una cosa che non ho accettato è che tu mi avevi promesso che io sarei venuto con te. E un pomeriggio di aprile ero sul divano con mia mamma a guardare Rai Sport. Mi ricordo questa cosa, Ivan Basso firma alla Liquigas. Mia mamma mi guarda e mi fa, ma tu non dovevi andare con Ivan? Ti ricordi bene che non esistevano i social, ti mando un messaggio. I telefoni erano spenti, compro la Gazzetta il giorno dopo perché non ci credevo. Tu avevi firmato in Zaffa. Mi ricordo l'immagine di questa Gazzetta, tu in un campo di girasoli. Io ti ho mandato un messaggio brutto e per lì tu non sei più stato il mio amico Ivan, sei stato il Basso Corridore. Ho provato a capire in questi anni, sono ritornato nel 2010 grazie al Gatto e a Belotti, sono tornato, ti ho rivisto, ma avevi capito anche tu che c'era qualcosa che non andava. Ti ho visto a Verona, ti ho visto e volevo dirti questa cosa, però ho detto è giusto che la diciamo davanti a tutti, quando magari anch'io sarò nella posizione di poter dire davanti a tutti che è stato un grande. Però tu mi devi dire cosa ho commesso o cosa è successo che proprio tu... dove è stato rotto il meccanismo che tu non mi hai detto, lei non c'è posto per te, perché non mi hai avvisato, perché non mi hai trattato così? Detto tra... senza problemi, io devo morire che quando ti vedo devo avere la coscienza a posto, perché quando ti vedo devo dire Ivan mi ha dato risposta. Ma guarda, non c'è, non c'è, forse merito, forse la merito quella risposta, certo. Ma guarda, non ci sono segreti, perché comunque questa cosa, ci sono dei testimoni e tu lo puoi chiedere a Giovanni Lombardi, che è stato il mio manager, ha iniziato a fare il manager proprio in quell'occasione. Noi abbiamo in quel frangente, tu lo sai, dopo la squalifica non era semplice ritornare
in una squadra di livello. C'erano un paio di possibilità in squadre di seconda divisione e lì sarebbe stato più semplice. Poi è uscita questa occasione, ma semplicemente perché il dottor Zani, per prendere me alla Liquigas, è andato contro anche il codice etico, proprio perché riteneva che quello che era stato fatto a me non era una cosa. E soprattutto c'era gente che continuava a correre in squadre che avevano lo stesso codice etico. Quindi è uscita questa occasione alla Liquigas. Io adesso, probabilmente, anche per me è stata una sorpresa. È stata una cosa che abbiamo fatto in 2 o 3 giorni e devo dire che nemmeno io ci credevo. Ripeto, è una cosa che ti può confermare il manager che ha portato avanti questa trattativa. Una squadra come la Liquigas non potevo chiedere niente di più che darmi la possibilità di tornare a correre, Oggi perché me una l'hai squadra. detto, per la distanza di 12 anni, No, pesi chiaro. forte. Ma sai, potevamo anche chiarirlo prima, Lello, Ma tu non però. la sapevi sta cosa? Non hai mai... Ma sai, io cosa vuoi? Sono successe tante cose io sfido chiunque nella mia situazione a gestire un terremoto come quello del 2006, 2007, 2008 e gestire tutto meglio di me. Se riesce a farlo, gli faccio i complimenti. Perché gestire, io credo una cosa, stiamo parlando a distanza di 10 anni di errori commessi, sicuramente l'errore per cui sono stato squalificato, errori probabilmente fatti nella gestione dei rapporti con le persone, però uno deve anche immaginare che cosa vuol dire stare 18 mesi senza squadra, 18 mesi con una pressione qua, con 11 procure che indagano, andare 15 volte al CONI e avere la lucidità di tenere sotto controllo tutto. Io ritengo che, per l'amor del cielo, sbagliare, non parlo dell'errore che ha portato alla squalifica, quello no. Sbagliare nei rapporti e nelle cose che avvengono nel periodo di 18 mesi. È molto semplice, è come giocare la schedina al lunedì, sai, farlo dopo è molto facile, no? Io ritengo che non è stato fatto tutto giusto, ovviamente, era Quindi... difficile aiutare, accontentare tutti, però ritengo che cioè, è stata una gestione che io no, non posso recriminare, non l'avrei potuto fare, magari avremmo potuto gestirla meglio, ma più di così non potevo fare lo stesso. Quindi non ti senti un po' in colpa con me? In colpa, Lello, in colpa Non ti senti che un devo po' una fare? chiavica? Un po' una chiavica, non ti senti per come mi hai trattato? Un piecoro. Quindi ora, tutti, ora quindi, quindi ora tu mi stai dicendo che è tutto a posto, sei sereno, sei pacifico, sei più maturo, errori non ne fai, giusto? No, 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 ne fai perché, guarda, ho deciso di fare. Il mio lavoro di adesso è un lavoro più complicato di quando correvo. Bravi, qua voglio arrivare. Ma Perché, sai. siccome ora siamo in 900 collegati e me l'hai già Sì. tirato nel culo nel 2000, cos'era? Nel 2008? Devo bere, Lello, devo Beh, bere, ma. beh, 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 no, non puoi bere, qua non siamo pagati. Oh, oh. Allora, nel 2005 deve ancora rispondermi al messaggio che ho fatto secondo. Nel 2008 me l'hai tirato in culo tu e Lombardi. Però io te Comunque, l'ho detto, nel 2008, 12 ora anni dopo ce l'abbiamo fatta. la buttiamo in vacca. Quindi ora che sei un grande imprenditore, stai dicendo davanti a 1000 persone che mi darai una mano ad entrare nel mondo del lavoro scendendo del camion, giusto? Ora non siamo Che solo gli imprenditori. no, non ho capito, che devo fare? Ora mi darai una mano ad entrare nel mondo del lavoro che sia come fai tu, un cazzo tutto il giorno. Me la dai una mano o no ora? Siamo in Tu devi. 1000, eh? Là No, eravamo no. solo io e te, e mia mamma. Qua siamo in 1000, scegli tu. Ti impegnerai a mantenere questa promessa? Dimmi tu. Vuoi tornare a correre? Vuoi tornare a correre? Che vuoi fare? Perché questa è una bastardata più intelligente, perché tu sai che non posso correre, vuoi darmi una possibilità che non posso accettare. No, tu tieni un sacco di sponsor, buttami dentro in qualche cosa di immagine, influencer, lo puoi fare questo se vuoi. E sai cosa devi fare, Ivan Basso? Dimmela. Devi rinunciare a qualche purpetta tua e la devi dare a me. Perché se tu andavi in Scusa. Liquica, se tu andavi in Liquica, se ci dicevi, signor Zani, No, 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 facciamo una no, cosa. no, no, Un centino investi da me, lo dai all'elli in 2 anni. Zani dice, vabbè, va bene, no. dai, va bene. Tu sei No, un buchino, basso. no, 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 no. Ma la patente del pullman ce l'hai? Ma fa un culo qui tuo, pullman, io non lo voglio.
E del camion. Hai un marchio neanche... di bici. Mettimi sotto un culo bici, abbigliamento. Fatemi fare le qualcose nel mondo. Dimmi una cosa, la Tecar la sai usare, neanche quella? Ma mica faccio un massaggiatore, no, ma che faccio, faccio camionisti, mica faccio l'infermiere nella vita, Dio mio. Fatemi partecipare agli eventi, in mezzo alla gente, vestitemi. Cioè, a te 20.000 euro, che cazzo ti costa a te? Vendi tu, vendi Condadoro, vendi questo. Hai fatto un stipendio e mi togliete dal camion. Che cazzo ci vuole, oh? Dai, parlo con Alberto domani, glielo chiedo. Chi è? Perché poi sei. Sì. Ci vediamo tra vent'anni ancora, basta, eh. Ora mi blocchi dappertutto, eh. No, che ti blocco. No, datemi una mano. Cazzo, sei in debito? Sei in debito con me? Dì, Alberto, diamo la possibilità a questo sfigato di partecipare. Voglio fare l'info. Parli spagnolo? Sì, quello lo so fare. volevi incularmi, eh? No, raccontaci a parte tutto, che poi dopo ti chiamerò in privato, perché sicuramente mi aiuterai, perché sennò veramente viene fuori un casino in Italia. Cosa fai ora con Alberto? Ma cosa fai? Cosa fai, Ivan? Ma guarda, cosa facciamo? Cosa facciamo? È da 3 anni che abbiamo fondato questa squadra, è da 2 anni che vogliamo crescere di categoria, ma non riusciamo, perché comunque è complicato trovare le risorse. Adesso c'erano delle aperture importanti, ma temo che questa vicenda del coronavirus abbia nuovamente mi ha fatto mettere 39 quando un'altra fai, volta. Quando fai sto gioco di mani mi piace un casino. Sai, quindi vediamo, però bisogna restare bello, ottimisti. Ma prossimi giorni. Le bici sono tue o sono di Condi? Chi sono quelle bici che avete? Ma come si chiamano quelle bici? Io non capisco, bianche e nere, cosa sono quelle bici? Sono no. Le biciclette è un progetto che verrà presentato nelle prossime settimane, credo, doveva essere adesso ad aprile, ma abbiamo dovuto, per questa vicenda ovviamente del coronavirus, non siamo riusciti. È un progetto che stiamo portando avanti, Alberto in prima persona, insieme a me e insieme al fratello. Ah, ok, quindi. Fratello Alberto, ok. E in più avete la squadra alla Cometa, tu sei... no? Saltata connessione. Era Alberto che mi ha chiamato, mi ha detto che non c'è posto. Veramente? No, sai cosa? Che non ho aspettato. Sto scherzando. 2 minuti stavolta. Sto scherzando. Tu lo sai che domani tutte le estate i giornalisti che escono con questa intervista, lo sai, no? Eh? Domani tutti i giornali vengono fuori con la nostra intervista, lo sai, no? Quindi tu e Alberto Contador, stavolta sono stato più furbo di basso. Allora, siccome io so, ho lavorato 12 anni per fiocinarti stavolta, ho detto, se io lo dico da solo, io e lui, me la tiro nel culo di nuovo. Lo dico davanti a 1000 persone, questa viene registrata e mo ci sarà pure un articolo domani. Quindi Ivan Basso, esatto, si impegna con Alberto Contador e tutto il mondo del ciclismo a darmi un ruolo nel mondo del ciclismo. Ho anche 3 tessere del direttore sportivo, ma non voglio salire su un'ammiraglia. Usatemi come ambasciatore. No. Ambassador. Così abbiamo sia Contador che ambassador. E andiamo tutti a mangiare al Contador a Napoli. Ci sta un ristorante a Napoli e andiamo tutti là. Si chiama Contador. Andiamo tutti. Un ristorante a Napoli. Contador, andiamo tutti là e andiamo a mangiare per tutti insieme. Ivan, io ci tenevo a sta cosa, averti è stato bello, però veramente è stata l'intervista più bella perché mi hai risposto. Non ho capito un cazzo cosa mi hai risposto, ma è stato bello perché mi hai risposto, capito? L'importante, sai, è... altrimenti mi sarei riservato di rispondere alla prossima diretta. Non avresti più accettato, bastardo dentro, Vai in disco, tutti i giorni rulli. Guarda, io mi sveglio molto presto, corro a piedi, vado in bici, corro a piedi. E questo ma fa. Santiago corre in bicicletta? Santiago e Levante corrono in bici, sì. Anche Levante, tutti e due? Chiaro. Ma con che squadra sono loro? Allora, Santiago corre con la Bustese, che è una squadra che fa esordienti a Lievi Junior, la squadra di Dario Andriotto, il direttore sportivo che abbiamo noi. E Levante corre nella San Pietro, la squadra dove sei partito te? Dove sono partito io. E quest'anno anche il piccolino Tai in teoria doveva fare G0 perché ha visto il fratello, voleva andare anche lui. E quindi corrono tutti. Lei. E la Domitilla cosa fa? Fa sport lei? Domitilla non è molto sportiva, corre a piedi, però sai. Sono sempre belli. È brava a scuola. Vabbè, e quindi molto brava, molto brava. Facciamoci una foto insieme. Lello, vai.
Metto la cravatta o no? No. No, tu hai cover dell'ID? No, non ce l'ho. Ti mando un bancale di cover. Io sono signore, tanto non le pago io. Che te ne fotti? Stai fermo, che fai? Come mi devo mettere? Infatti, ce l'hanno fatto 100 foto, sicuro, 100 foto hanno fatto. Ascolta, da un bacio alla Michela, ai bimbi, alla Domitilla, che era bellissima. Anche a voi. E grazie per aver partecipato. Grazie a te, Lello, ci sentiamo. Aspetta una tua chiamata, fidati. Dimmi una cosa, la patente del pullman non ce l'hai mai detto, vero? Ivan, ma secondo te, se io voglio scendere dal camion... Dai, scherzo! Che fai ora, Lello? Usciamo sul telefono. Appena si sblocca la quarantena, sono di nuovo sul camion. Però aspetto una chiamata, aspetto voi che sono tranquillo. Sì, sono tranquillo. Tranquillo, stai tranquillo che risolviamo. No, penso di... Ti dico la verità, a te lo posso dire perché non ho problemi, come lo dico a tutte le 1000 persone che mi stanno dando una mano. Dovrei riuscire a scendere dal camion e portare avanti il format, a chiedere soldi, e poi sono sicuro che mi aiuterai, perché veramente questa non era una domanda del caso, questa veramente non era una battuta, ma sicuramente ho bisogno di aiuto, perché non voglio più fare non voglio più rischiare in camion, perché è una vita dura, bellissimo, onore ai camionisti, perché se i camionisti trasportano noi italiani e noi tutti, cioè, io trasporto quello che a te serve, capito? Se io non trasporto, tu lo ricevi. Quindi il valore camionista è un valore aggiunto, l'80% è trasportato su gomma, quindi però è un lavoro che non riesco più, sono saltando di testa da un po' e devo cambiare lavoro. Perfetto. Dai, ti seguo domani sera, chi hai? Non lo so. Come no? Vuoi che vengo io di nuovo? No, domani no, domani abbiamo, ora me lo dicono chi abbiamo, non mi ricordo chi abbiamo. Perché ogni giorno c'è una scaletta. Domani cos'è? Mercoledì? Ah, domani abbiamo, ora mi ricordo, Lang. Lang, la figlia. Ah, l'organizzatore del Polonia. La figlia però. Agata. Agata Lang. E abbiamo Thomas. Thomas corre con la lotta, ha vinto due tappe l'anno scorso alla Vuelta. Correva in Flaminia. Thomas... Un attimo che te lo dico, domani abbiamo serata a Polonia. Se qualcuno mi dice come... Ah, Marcischi e Agata Lang. Ok. Li conosci? Sì. Cazzo di... No, e allora il corridore a memoria non lo riesco a configurare. Però Agata la conosco, ho fatto il Polonia diverse volte, quindi... Marcischi... Bella corsa al Polonia. Poi salutiamo Silvio, ci starà seguendo Smith, Silvestro. Ma che fine ha fatto Silvestro? Silvestro è l'allenatore di Peter Sagan. Grande Silver. Oh, come andava in salita Gatto Silvestro? Caspita, lui veramente di... dopo però ti posso dire che il 25... Che rapporti hai con Nibali te? Buonissimi, perché? E il 20... vuoi salutare Giulio Ciccone? Perché Giulio è qua con... Giulione, dov'è? È qua, lui è sempre... Noi siamo molti amici. Giulio. C'è Giulio, è collegato. Digli qualcosa, Giulio. Giulio lo sa che che stimo molto come corridore, come persona, e sono certo che quello che ha fatto più quello che riesce a fare adesso al fianco di Nibali ha davanti un futuro estremamente roseo. Ma ascolta un po', quella cosa che ha fatto da 12 ore su Rulli, lui l'ha fatta una volta. Ma te quanto facevi di spin trainer in casetta quando... Io li ho colati i rulli. Io mi sono allenato quanto una bestia. Quanto facevi di rulli? Ma te lo ricordi? Come si chiamava? Aspetta. Lo sloveno che lo tiravo balordo tutti gli allenamenti. Dergaz, te lo ricordi? Cazzo, siamo andati in ritiro. Martin, Dergaz a Livigno. Ti spiava quando mangiavi, come mangiavi. Ma Martin ha fatto il professionista, anche andata forte. Martin, beh, bravissimo ragazzo. Sai, invece, Goraz, te lo ricordi, no? Goraz Tangeli. È il direttore. Ora fa il capo dei direttori alla Bahrain Merida. Ma dai. Molto bravo, molto bravo. Caspita, molto bravo. Goraz, sì. Allora, ascolta me una roba.
Contador, una serata con me sicuramente non la farà, perché chissà che cazzo vorrà Contador fare una serata con me, non la posso fare una serata con lui. Però se per caso vuole passare, ti sto mettendo la sotto in difficoltà, eh? Se la vuole ragazzo, fare, se la vuole fare, se la vuole fare, le 1000 persone, i 1000 amici collegati sanno che se tu fai insieme a Contador un pezzo, a noi fa piacere. Allora, possiamo farlo. Il problema è che non, perché io, fai conto che siamo stati sfortunati, perché io va con la scuola, diciamo che in piena l'attività, prima di tutta questa vicenda del coronavirus, ci vediamo spesso con Alberto, tutte le settimane, o lui in Italia o io ero in Spagna, quindi se il format andrà avanti come andrà avanti, la prima volta che Alberto sarà in Italia o sono io in Spagna, ci colleghiamo, Lello. Vabbè, dai. Il 25 ho... di aprile. Ho Vincenzo Nibali. Vincenzino, allora se vuoi mi collego, Lello. Il 25, ok, allora tu ti sei prenotato un pezzo e ci racconti Lello. Qualcosa? Hai voglia? È certo che ho voglia, sempre. Va bene, tanto io la rubrica la apriamo sempre io, Rinaldo e Manola. L'unica volta che purtroppo ho sbagliato, a momenti rischiamo di far saltare un'amicizia di 20 anni, quindi la rubrica sarà gestita, ti avviserò, il 25 ci sarà. Vai tranquillo, ci sentiamo. Allora abbiamo il 25 aprile, ci sarà insieme a Vincenzo Nibali, ci sarà anche Ivan Basso. Perfetto. Va bene? Da un bacio a tutti. Lello, che fai ora? E ora continuo un po' la diretta, poi vado a lavorare per la sega freddo. Ciao, Lello. Ciao, Lello. Ti voglio bene. Anch'io. Ciao. Ciao. Se l'è cavata bene questa infamia, eh? Se l'è saputa vendere. Però dai, non importa. Avevo sta cosa nel cuore e glielo dovevo dire. Non mi interessa. Allora, la signora Giustina, anche se ci sarà anche la signora Justin Matera, ci sarà un insieme. Allora, io tiro dentro una persona a caso, dai, vediamo se qualcuno vuole entrare. Tiro dentro questa persona qua, dai, uno a caso, vediamo se risponde. Oggi gli ho mandato un messaggio, vediamo se c'è. Sto maledetto se l'è cavata bene, si è saputo vendere. Volevo il parere del mio mentore, vediamo se... Eccolo qua. Ma così a tradimento mi hai tirato dentro? E con senza preavviso. Oh! Con quella barba cosa ti farei? Mi tolgo gli occhiali, va là, che mamma... Ma io sapevo che tu puoi tirare dentro la gente così senza preavviso. E quando metti le foto e ti mandi i messaggi, la gente dovrebbe sapere cosa ti scrivono i messaggi. Comunque, Lello, me l'hai messo in difficoltà, Ivan, stasera, eh? Ma tu mettiti nei miei panni, questo è 12 anni che mi deve dire che non mi prendi in squadra, ho aspettato 12 anni. Ma capito, non potevi chiamarlo prima, digli Ivan, perché non mi hai preso in squadra? E secondo te tu mi conosci da poco e ti rompo i coglioni già da tanto, secondo te non l'ho chiamata, ha staccato tutti i telefoni, ha cambiato 14 numeri di telefono per io la prima cosa che ho fatto... È riuscito ad averlo stasera, è già una cosa buona, perché comunque è tanto impegnato lui, è sempre indaffarato, non è facile averlo. Ma il rapporto che ho con Ivan, io te lo dico ora, prima non l'ho detto a lui, siamo in 900 ancora, la mamma dell'Ivan in macelleria sulla cassa aveva la mia foto, per farvi capire che rapporto ho con la famiglia Basso, ok? No, ecco, certo. Perché mi sono potuto permettere di dire questo. Cioè io quando andavo là dormivo a casa sua, cioè io ho un rapporto, però mi è girato il palle che cazzo lo chiamavo non rispondeva, questo ha cambiato 14 numeri di telefono in una settimana per depistarmi, tu bastardo. Tu però scommetto che quando l'hai chiamato, che gli siete sentiti prima della diretta, non gli hai detto che gli avessi fatto questa domanda? No, assolutamente, ma secondo te io avviso la gente? Io ieri mi sono ricordato dopo, ieri mi sono scritto col ragazzo Velasco. Ad un certo punto lui rideva, mi faceva le botte, io gli faccio sta cosa qua, lo puoi chiedere a Velasco, si è collegato. Faccio, scusa, ma tu corri ancora in bicicletta? Gli ho chiesto. Sì, lui però bisogna che ti tieni un po' più informato, cioè devi stare un po' ma più no, se io mi tengo informato, dopo divento un format giornalistico, a me non mi piace sta storia qua. Okay. Questa sera dell'Ivan abbiamo parlato di aneddoti che la gente non sa e penso sia la cosa più bella. Ma io lo conosco molto bene perché ho corso con lui 4 anni, quindi conosco bene il personaggio Ivan, è stato compagno di squadra suo, quindi è una persona molto divertente. Infatti a tratti è venuto fuori il vero Ivan, l'Ivan divertente è venuto fuori stasera, perché lui è molto alla buona, gli piace fare le battute, è divertente questo personaggio.
È un grandissimo, però tu considera che io l'ho visto a Verona insieme a te, che ho conosciuto te per la prima volta a Verona, io lo vedevo, però avevo sempre questa freddezza dentro. Io poi sono fatto così sul terrone, capito? Quando uno fa uno sgarbo... si vede, insomma, che... Che l'avevo, però lui mi ha raccontato una minchiata, perché alla fine lui mi ha raccontato una minchiata, perché non mi ha detto Lello non ti ho avvisato perché... Me l'ha barcamenata... Però l'ho dovuto far sentire in colpa, perché in un certo momento gesticolava come i giocolieri, lì vuol dire che è imbarazzo. Però io lo perdono, io l'ho perdonato. Dai, non è neanche facile, però mettiti nei suoi panni, dai, davvero. Oh, Alan, gliel'ho detto prima a lui e lo dico pure a te, se quello dicevi 50.000 euro non me li dai, Zani mi pigliava, ma che cazzo dici pure tu? Vabbè, dai. Un corridore lo dico io, un corridore se rinuncia ai soldi, lo porta un altro corridore di squadra, ma cosa dite? Dai, su, anche te. Io sono sempre stato un corridore che ha preso sempre poco, quindi non so le dinamiche di ma quando... Sì, se, ma non io so. Ivan l'ho perdonato, io dopo questa serie gliela dovevo dire, però finalmente mi ha risposto. Ivan, per me è uguale a prima, gli voglio ancora più bene. Ora gli mi ha promesso che mi aiuta, hai visto? Perfetto. Meglio di così? Lui e Contador mi aiutano, hai sentito? perfetto, dai. Lello... Allora. Ascolta, domani, io vado a letto perché domani devo correre, la corsa, ho il circuito del vulcano. Sei sempre su Stiruglio? Devo fare la gara su Twitch. Ma io poi ti vedo... circuito del vulcano? Ti vedo nelle dirette, fai finta di pedalare, ma si vede proprio spudoratamente che non guarda pedalo. Che è tutto registrato, la fascia cardio ce l'ho sempre, quindi si vede che la fatica la faccio. Ma quando lavori per il tuo programma che ti pagano ti esce anche la saliva dal culo, ma quando pedali con gli altri si vede che non te ne fotti niente. Parli, giri fai una mezza pedalata, poi ti fermi, poi li torti su quando guarda, fai due no i lavori specifici li faccio perché si vede come sudo, come l'occhio diventa rosso piano piano. No stai scherzando? No comunque Lello, ti lascio al prossimo ospite. Tutto sto casino è nato perché quel maledetto giornale di Verona mi ha detto prova a fare qualcosa. E chi dimentica è complice, ricordati. Mamma mia, il dado è tratto ormai. Il dado è tratto ormai, è così, è tutto in evoluzione. Da quel giorno... Il merito va sempre dato... A chi ce l'ha, e tu quel giorno mi hai detto ma prova, cosa te ne fotti? Quindi io dirò sempre grazie ad Alan Marangoni e ad una Moretti da 66 è nato un mostro. Dai, allora ci ritroveremo per berne un altro di Moretti da 66. Dai, voilà. Ciao campione, ciao, buonanotte, ciao, grazie Alan, ciao. Grazie a te, ciao. Allora io penso che la serata è stata piacevole. Cosa vi devo dire? Non tiro dentro più nessuno. Anzi, voglio sapere, aspettate, abbiamo 10 minuti, vediamo se è collegato, perché vediamo se c'è qualcuno. L'ultima cosa al volo, fermi là, vediamo se lo vedo ancora collegato. Non voglio fare il nome perché altrimenti dopo mi dicono, vediamo se risponde. Sì, infatti ti sto cercando, dove sei? Ti sto cercando. Se mi vieni dentro, cioè nel senso, aspetta, no, non mi venire dentro, nel senso, perché dopo magari resto incinto. Entra e fammi la richiesta. Che casino stasera. Dove sei? Oh, dove sei? Pie? Dai, tiriamo dentro i larietti, sentiamo se è successo qualcosa e come sono andato. Abbiamo 5 minuti e poi chiudiamo. Siamo in 800. Dai, restate collegati, per favore. Così domani i giornali parlano di me. Ivan e Alberto mi aiuteranno, hanno detto. Oh, sono contento. Pietro, dove sei? Pietro Larietta, ecco di qua. Vado a prendermi da bere acqua, eh? Anzi, prendo un chinotto. Grande. Dove sei? Cioè, sono qui da solo. No, devo bere, ho preso un chinotto. Beh, come sta andato? No, allora, io... Così diciamo stai mettendo depressione. No, io vuol dire che è partita male, falla bene. No, ti volevo dire che a un certo punto mi sembrava che stavi andando un po' fuori dal seminato e poi sei riuscito a chiedere quello che volevi. In realtà alla fine, sai, le persone sono complesse, cioè, gestire emozioni eccetera eccetera, quindi non è stato facile nemmeno per lui, però penso. Ma no, certo, ma infatti ha iniziato con la cravatta e ha finito senza, insomma. Io credo che sia
in questo caso mi è venuto in mente il nostro amico Shinto, cioè in questo caso mi sembravi tu il pitone, cioè io sentivo che tu avanzavi, 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 così, però in sostanza sono contento per te perché ti sei tolto un peso importante, insomma me ne hai parlato, sono già tanti anni che mi parli anche lui penso, no? Io secondo me, non so se lui sapeva, però avvertiva sta freddezza, secondo me Ivan, forse sapeva ma non abbiamo mai voluto affrontare questa situazione, io ero ferito, però era arrivato il momento per farlo, dai. Sì, ma poi guarda, come io onestamente, io non ho seguito, diciamo così, io ho capito una cosa già quando vi siete incontrati a Verona, che mi hai raccontato che tu sei arrivato da dietro e vi siete salutati con un grande sorriso e vi siete abbracciati. Io credo che nonostante i problemi o le incomprensioni, è innegabile che voi abbiate un'amicizia di fondo molto forte e molto profonda, no? Che poi dopo un amico ti ha fatto un torto, tu te la sei presa a male perché per te era una cosa molto importante in quel momento, lui probabilmente era anche lui nel vortice delle sue emozioni, cioè anche lui stava lottando per realizzare il suo sogno che era tornare in una grande squadra ed è rientrato in una grande squadra. Come ti ha detto, ma sono sicuro che è così, non ci credeva neanche lui, perché io mi ricordo che quando mi telefonò pochi giorni prima forse di... Forse cade la linea, sì? Cade la linea. Comunque ti dico solo questa cosa, mi telefonò pochi giorni prima di firmare con la Liquica e mi disse: si è aperta forse un'opportunità, ma non ti dico niente per scaramanzia, o comunque perché non voglio dire niente, quindi era una cosa a cui teneva tantissimo. E onestamente io credo che a un certo punto, quando si sta lottando così col coltello tra i denti, purtroppo poi sai, secondo me Ivan è anche uno che sa concentrarsi tantissimo, era talmente concentrato su, diciamo così, il suo ritorno. Ma io non magari... ce l'ho mai avuto con lui sul fatto che io, semplicemente, come gli ho detto prima, mi aspettavo almeno una chiamata anche dopo, per dire la situazione è stata questa, non c'è mai stato quel chiarimento né prima né dopo, ci sono rimasto male. E oggi, a distanza di 12 anni, ho potuto sapere la verità. Però, chiaro, io direi che la cosa importante è che tu questa sera vada a dormire sereno, perché io, secondo me, tu andrai a dormire sereno, credo che anche Ivan sarà contento, e quindi è stata una cosa per te importante, io sono contento per te da amico, ecco, poi a me, onestamente, sai, io sono contento che tu sia sereno, poi non... Grazie mille. Basta. Grazie mille. Ciao, un bacio. Ci vediamo domani con tutti. Ferma, aspetta, andiamo insieme. Dove cazzo vai? Stai calmo. Salutiamo tutti. Ci vediamo domani sera con la serata. Polacca, a voi la linea. Ciao a tutti. Vi ricordo ancora una grande Polonia. Ci vediamo domani sera alle 9:05. Buonanotte e grazie a tutti. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Domani del Friends. Va bene col ciuffo così? Ciao a tutti. Fine.